proclama il lutto cittadino. L'incastro di risorse, debito e misure per la crescita è complesso, tanto che il governo si prende più tempo per presentare gli obiettivi di bilancio. È certo il rinvio della presentazione della nota di aggiornamento del documento di economia e finanza con cui il governo fissa gli obiettivi di bilancio. Arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri lunedì e non domani come inizialmente previsto, per essere poi esaminata dalla Camera il 10 ottobre. L'esecutivo prende tempo perché con l'impegno a scongiurare l'aumento dell'IVA che vale 23 miliardi, la manovra economica non sarà certo una passeggiata. Il governo in tema di conti pubblici vorrebbe ottenere da Bruxelles oltre 10 miliardi di euro di flessibilità, ma in cambio dovrà impegnarsi a ridurre il debito pubblico. Smentita l'ipotesi di rincari dell'IVA, la lotta all'evasione è la strada scelta per reperire nuove risorse. Un'operazione da portare avanti incentivando l'utilizzo di carte di credito, ma senza penalizzare il contante. La CNA, che rappresenta le piccole e medie imprese manifatturiere, chiede un taglio alle elevate commissioni sui piccoli pagamenti, mentre Confindustria chiede misure per sostenere la crescita. L'economia italiana è bloccata, il debito pubblico non accenna a scendere, dice il Centro Studi degli Industriali, e le scelte di quest'autunno devono conciliare l'annullamento del rialzo dell'IVA alla riduzione delle tasse sul lavoro e del debito pubblico, un'operazione a dir poco complessa. Che le prospettive economiche siano deboli non solo in Italia ma in tutta Europa lo evidenzia anche la BCE, che ha già varato un pacchetto di stimoli per sostenere la crescita e che torna a chiedere ai governi con i conti pubblici in ordine, in riferimento alla Germania, di agire in maniera tempestiva. Per quanto riguarda l'Italia, la BCE evidenzia che lo spread è sceso di 110 punti base tra giugno e settembre. È l'unico caso in Europa ed è legato alla formazione del nuovo governo.